Con la prima domenica di Quaresima, la Chiesa ci presenta le tentazioni secondo Luca, capitolo 4, i primi 13 versetti. Il termine tentazione di per sé è esatto, però rischia di fuorviare dall'interpretazione di quello che l'Evangelista ci vuol dire. Infatti vedremo tra poco che più che di tentazione, la tentazione è un incitamento verso il male, verso il peccato, qualcosa di negativo. Il diavolo si propone come un prezioso collaboratore del Messia, un suo aiutante. Pertanto, più che tentazioni, dovremmo parlare di seduzioni che il diavolo fa a Gesù. La prima e l'ultima tentazione vengono unite dall'espressione «se tu sei figlio di Dio». Il diavolo non sta mettendo in dubbio la divinità di Gesù, ma chiede a Gesù di portare a proprio vantaggio le sue capacità. Allora andrebbe meglio tradotto e interpretato, giacché sei figlio di Dio. La prima tentazione, dopo che Gesù per 40 giorni non ha mangiato nel deserto, il diavolo dice, se tu sei figlio di Dio, cioè giacché sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane, cioè usa le tue capacità per il tuo vantaggio. E Gesù risponde, citando il libro del Deuteronomio, non di solo pane vivrà l'uomo. L'ultima tentazione, anche questa, viene presentata con l'espressione se tu sei il figlio di Dio, giacché tu sei il figlio di Dio, e il Satana, il diavolo, questa volta lo conduce a Gerusalemme e lo pone nel punto più alto del Tempio, laddove si credeva che il Messia si sarebbe manifestato. E qui il diavolo parla come un dottore della legge, infatti gli mette insieme un collage di salmi, il Salmo 91, delle espressioni, e lo invita a sfidare, a tentare il Signore. E Gesù risponde, è stato detto, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Anche qui la citazione è dal libro del Deuteronomio. Quindi rifiuta di dare un segno spettacolare. Ma la tentazione o seduzione più importante, l'unica che non è preceduta dal se tu sei il figlio di Dio, cioè già che sei il figlio di Dio, e che riguarda ogni uomo, ed è purtroppo quella sulla quale gli uomini, specialmente di chiesa, cadono, è quella posta al centro, vediamola. Il diavolo lo condusse in alto indica la condizione divina, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra, e gli disse, sono importanti queste affermazioni di Luca, ti darò tutto questo potere. Quindi il potere viene dal diavolo. Non è Dio, ma il diavolo che conferisce il potere e la loro gloria, cioè la ricchezza. Quindi l'evangelista Luca è radicale. Il potere e la sua gloria, cioè la ricchezza, non vengono mai da Dio, ma sempre dal diavolo. Quindi il potere è sempre satanico. Lo detenga che lo detenga. Perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Ecco la conferma che il potere viene dal diavolo ed è lui che la dà a quanti? Ecco la condizione, perciò se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Quindi è la seduzione non preceduta dalla premessa che Gesù è il figlio di Dio, perché è una tentazione valida per ogni uomo ed è la tentazione del potere, alla quale Gesù rifiuta assolutamente, anche questa volta citando il libro del Deuteronomio, sta scritto il Signore Dio tu adorerai, a lui solo renderai culto. Quindi l'evangelista è radicale, il potere è diabolico, lo detenga chi lo detenga. Ma allora qual è la caratteristica del credente all'interno della comunità? Bisogna distinguere nei Vangeli tra autorità e potere. Autorità è un servizio basato sulla propria competenza e questo è evangelico. E chi ha l'autorità non impone, ma propone, non dirige la vita degli altri, ma serve e soprattutto accorcia le distanze tra chi l'esercita e chi ne usufruisce. È come il maestro che insegna, ma mettendo a disposizione il suo sapere all'allievo, è contento se poi l'allievo arriva al suo livello e continua poi la sua strada con le proprie gambe. Al contrario, il potere, che è sempre diabolico, è un dominio di una persona o di un gruppo di persone sugli uomini basato su tre caratteristiche che sono ricercate da chi detiene il potere in un crescendo, e sono il potere, la paura, l'ambizione e la credulità. La paura significa dominare una persona per paura del castigo, della punizione, e questo rende l'uomo un vile. Il potere esercitato come ambizione
si manifesta attraverso la ricompensa che si può dare. Io ho la capacità di darti del denaro, dei titoli, e quindi tu ti sottometti a me. E questo rende l'uomo spregevole. Ma ogni potente, ogni istituzione di potere vuole arrivare al terzo livello, quello del quale non si può sfuggire. Perché il vile può diventare coraggioso, lo spregevole può ritrovare la sua dignità, ma il terzo grado è quello della credulità. La credulità è quando il potere o il sistema di potere inculca un'ideologia che esalta il potere e presenta l'obbedienza e la sottomissione come un bene desiderabile, rendendo l'uomo infantile. Quando l'uomo è sottomesso a questa terza condizione del potere, per lui non c'è speranza, perché vedrà ogni proposta di libertà come un attentato alla propria sicurezza e ogni forma di potere vuole arrivare a questo terzo livello. Questo nei Vangeli è denunciata come un'azione satanica, un'azione diabolica.